Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Lentogest Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 17 giugno 2022. Cos'è Lentogest? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Lentogest durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Lentogest? Lentogest è un farmaco a base del principio attivo idrossiprogesterone caproato, appartenente alla categoria degli progestinici e nello specifico derivati del preniene, 4. È commercializzato in Italia dall'azienda Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Lentogest può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni Lentogest Immunofiala 2 ml 341 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ipsa Farmaceutici Italia SRL. Ricetta: RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Classe: a principio attivo: idrossiprogesterone caproato. Gruppo terapeutico: progestinici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno, indicazioni: minaccia d'aborto, aborto abituale, metrorragie disfunzionali giovanili, climateriche, amenorree primarie e secondarie, protezione della gravidanza in caso di intervento chirurgico, insufficienza luteinica. Posologia: posologia, minaccia d'aborto. Il trattamento va iniziato immediatamente somministrando 1 fiala di Lentogest. Si consiglia di proseguire con 1 fiala di Lentogest 2 volte alla settimana, finché la paziente non presenti più i sintomi della minaccia, anche dopo aver ripreso la sua attività abituale. L'ulteriore prosecuzione del trattamento con Lentogest sarà decisa in rapporto con i singoli casi clinici. Aborto abituale. Il trattamento va iniziato non appena sia stata accertata con sicurezza la gravidanza. Si inietterà per via intramuscolare 1-2 fiale di Lentogest la settimana fino alla 10ª-12ª settimana di gravidanza. Metrorragie disfunzionali giovanili e del climaterio. Per il controllo della metrorragia disfunzionale è opportuna la somministrazione di 1 fiala di Lentogest somministrata tra il 18esimo e il 20esimo giorno del ciclo. L'emorragia da privazione comparirà a 8-10 giorni dopo l'iniezione. Amenorree primarie e secondarie. Il trattamento con Lentogest, in caso di amenorrea secondaria, non dovrà essere iniziato prima che sia stata esclusa la gravidanza. Inoltre, allo scopo di indurre l'emorragia simil mestruale, si deve somministrare un estrogeno prima, e per un periodo adeguato, della somministrazione, tra il 18esimo e il 20esimo giorno del ciclo, di 1 fiala di Lentogest. L'emorragia da privazione comparirà a 8-10 giorni dopo l'iniezione. Precauzioni indispensabili: nel caso in cui la paziente non desideri una gravidanza, si dovranno impiegare a scopo contraccettivo altri metodi non ormonali, ad esclusione del metodo di Diogenes e della temperatura basale. Se durante il trattamento non compare la mestruazione da privazione, anche se vengono impiegate misure contraccettive, si deve escludere la possibilità che si tratti di una gravidanza. Si dovrà quindi sospendere il trattamento ed effettuare gli appropriati esami allo scopo di confermare o escludere la stessa. Nel caso in cui si sia effettivamente instaurata una gravidanza, il trattamento con Lentogest, e non con l'estrogeno, andrà proseguito solo nei casi di effettiva necessità. Protezione della gravidanza in caso di intervento chirurgico. È opportuno iniziare il trattamento con 1-2 fiale di Lentogest almeno una settimana prima dell'intervento chirurgico. Dopo l'intervento il trattamento andrà continuato con 1-2 fiale di Lentogest la settimana per 4 settimane. Insufficienza luteinica. Nei casi in cui la fase luteinica risulta accorciata, aumento della temperatura basale nella seconda metà del ciclo di breve durata, la trasformazione dell'endometrio è, molto probabilmente, incompleta. In tali evenienze la somministrazione di Lentogest favorisce la trasformazione secretoria dell'endometrio e quindi aumenta la probabilità che si instauri una gravidanza. Si suggerisce di somministrare 1 fiala di Lentogest 3 giorni dopo l'innalzamento della temperatura basale, contemporaneamente ad un estrogeno, dato che, in genere, si ha un contemporaneo deficit estrogenico. Nel supporto della fase luteale si inietteranno 1 fiala di Lentogest 2 volte la settimana fino alla valutazione della ACG. In caso di ACG positiva il trattamento andrà proseguito sino alla 10ª-12ª settimana di gravidanza.
i diversi dosaggi dell'Entogest possono opportunamente essere variati, secondo prescrizione medica. Modo di somministrazione: l'Entogest deve essere iniettato per via intramuscolare. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Perdite ematiche dai genitali esterni di natura da determinare. Disordini tromboflebitici e tromboembolici. Insufficienza epatica grave. Carcinoma mammario sospetto in fase iniziale. Herpes gravidico all'anamnesi. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: prima di iniziare la terapia con l'Entogest, oltre ad eseguire una visita ginecologica, comprensiva della palpazione delle mammelle, dovrebbe essere valutata l'anamnesi personale e familiare della paziente, alla luce delle, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: l'assunzione contemporanea di rifampicina, ampicillina, fenilbutazone, barbiturici, alcuni anticonvulsivanti, idantoine, eccetera, può compromettere, per induzione enzimatica ed accelerazione della degradazione epatica, l'efficacia del trattamento. È inoltre possibile che il fabbisogno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere l'Entogest durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere l'Entogest durante la gravidanza e l'allattamento? Il l'Entogest trova indicazione in gravidanza nei casi indicati, vedere paragrafo 4.2, e sotto stretto controllo del medico. L'uso durante l'allattamento è sconsigliato. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: l'Entogest non influisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: a seguito dell'impiego di progestinici associati ad estrogeni è stata descritta un'incidenza statisticamente significativa di accidenti tromboembolici periferici, polmonari, cerebrali, retinici e di lesioni neurooculari. Altre reazioni secondarie segnalate a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati segnalati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale. Progestinici derivati del pregnene. ATC. G03-03. Il Entogest è un progestinico d'azione protratta realizzato mediante esterificazione del 17-idrossiprogesterone che favorisce proprietà farmacocinetiche. Somministrato per via intramuscolare, il 17-idrossiprogesterone caproato si libera lentamente dal deposito con modalità bifasica e con emivite rispettivamente di circa 5 e 11 giorni. Non si accumula nell'organismo e, dati preclinici di sicurezza, la tossicità del 17-idrossiprogesterone caproato è bassa. Esso è praticamente privo di tossicità acuta. Nel ratto la DL50 è di 200 mg/100 g. Elenco degli eccipienti: alcol benzilico, oleato di etile. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.